Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Little Nightmares 2. Ok ragazzi, siamo in classe. Non dobbiamo farci pizzare dalla maestra. Cosa che abbiamo fatto, abbiamo sbagliato più che altro nell'episodio precedente. Quindi, che si rigira sta stronza raga, bisogna aspettare. Ok. Dai, zia, girati. Via. Proviamo ad andare un po' più veloci. Ok, ci siamo. Bella lì. La chiave, raga. Perfetto. Allora, per un momento, io qua mi posso arrampicare? No. E tipo se volessi aprire questi cassetti? Niente. Va bene, andiamo a prendere la chiave. No, 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 salta! Perché non ha saltato? Ma porca di quella puttana. Ok, raga. Sto giro non sbagliamo. Vediamo un attimo. No! La chiave. No, 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 no. Qua dentro. Ok. Può allungare la tizia. Aiuto. Ok. Ci ha chiuso dentro. Bella lì. Abbiamo una via di fuga. Ma devi recuperare la chiave. Ottimo. A differenza del primo Little Nightmares, ragazzi, a quanto pare possiamo imboscare, per così dire, mettere da parte. Dove siamo? Merda. Possiamo mettere da parte gli oggetti come le chiavi, leve, manovelle, probabilmente. Adesso si va in stealth di nuovo. No. Li maltratta ragazzi. Maltratta i bimbi sta merda. No! Ci ha pizzato! Aiuto! Fanculo. Va bene. Dobbiamo andare molto molto in stealth e far molta attenzione a dove guarda la cattiva signora. Ok, va quanto sei brutta. Comunque la strada che stavamo facendo prima è quella giusta, ragazzi. Poco da fare. Qua. Non la guardano dritta negli occhi, raga. Probabilmente si incazza. Io me ne sto qua. Aspetto un attimino. Dovremmo esserci. Vabbè, ma sei una bastarda. Ok, raga. No, aiuto. Era l'unico modo. Ci beccava per forza, quindi via, in velocità. Ok, ora sa che siamo all'interno dell'istituto, quindi ci darà la caccia. Ok, per il momento siamo salvi. Questa possiamo aprire? No, non credo. Via. Via, mono. Dobbiamo salvare il nostro amico. La forchetta qua? Cos'è? Non lo so. Probabilmente qualcosa che funzionava con la versione più estesa. Io ho preso quella base, quindi vabbè. Il tizio qua è andato fuori di testa, ragazzi. Ma è legato. È legato, io non so se... Aiuto! Cappello collezionabile no, eh.
Sbam! Stronzetto. Dobbiamo aprire la porta. Là. Qualcosa di utile qua? No. Via, via, veloci. E c'è la stronza che ci insegue, ragazzi. Cos'è sto rumore? Quelli sono i cappelli tipo da asino. Praticamente era in punizione perché ha sbagliato. Non ha capito la lezione. Ok, merda. Ecco qua. Veloci, veloci, giù. Ecco. Possiamo andare, possiamo andare. Però sempre in silenzio. Qua ci ribecca. Non posso tipo afferrarla, sta qui. Chi sta picchiando? Dobbiamo usare la corda. No, 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 no. Via. Siamo riusciti a non far rumore. Ok. Cos'è un'anatra quella lì, ragazzi? Cioè, una specie di casco. Speriamo sia un collezionato. No, niente, peccato. Veloce, veloce, mono. E adesso questa arriva. Ok. Si è andata bene. Aia. Dobbiamo evadere e recuperare il nostro amico in primis. E poi evadere da questo istituto che... parecchio pericoloso, raga. Ok. Allora, la libreria ed è arrivata anche la stronza. Dunque. Dobbiamo scendere. Ok. Torniamo su. No, 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 prova ad andare su. Anche se non credo che si possa da qua. Sì, dobbiamo, ok. No! Con calma. Dobbiamo spostare la scala. Portarla in fondo e poi camminare su questo bancone. Ok. No, merda. No, no, porca di quella. Via, 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 via. Scivolata. Ok. Ma quanto sono belli gli inseguimenti, raga. Fantastici. Allora, ora devo capire come girare lateralmente. Ok, perché sicuramente c'è... Dobbiamo sfruttare questa cosa qua per non farci beccare. Questa sta guardando di qua. No, perché? Allora, raga, questo è sempre stato un problema del anche del primo. Non è molto preciso per quanto riguarda appunto i salti in di questo tipo qua. Ma assolutamente. Allora, riproviamo. Forse bisogna arrivare proprio al limite. Ok. Vai, ecco. Giù, 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 mono. Poi gira, ok. Ci ha preso proprio al volo, alla grande. Va bene, ci riproviamo. Non era prevedibile che la tizia girasse così rapidamente. Però sbagliando si impara. Giro dovremmo riuscire. Ora vediamo un attimo se lo così ho un po' più di velocità. Okay.
torno su, mi risposto di qua. Guardate che stronza. Ok, è tornata merda dall'altro lato, sta continuando a cercarci. Giù. Ok. Allora, sì, ci ha aperto la porta. Qualche altro passaggio di qua? No. No, non ce l'ha aperta, quindi dobbiamo trovare un'altra via. Un'altra via? Quale potrebbe essere? Qua è un disastro la faccenda, raga. Quindi magari da qua. Non si può andare di lato, ok. Non possiamo spostare niente. Mi sembra diverso questo libro qua, ragazzi. Vediamo un attimo. No. Allora andiamo di qua. Però non è che possiamo spostare questa cassa? E raggiungere la maniglia? Sì, si può spostare. Ok. Allora, la posizioniamo, però voglio andare a vedere da dove è arrivata la cattiva maestra, ragazzi, anche perché probabilmente, suppongo ci sia un collezionabile, un po' che non incrociamo uno, quindi... Ok. Vabbè, così dovremmo arrivarci. Diamo un'occhiata, raga. No, non ci è dato sapere se c'è un collezionabile. Va bene. Sezione che non possiamo ispezionare. Quindi, di qua. Possiamo aprirla di più? No. Ok. Niente. Merda. Cos'è stato? Allora, parecchio ampia questa zona qui. Allora, dobbiamo trovare una chiave e sbloccare una serratura. Quindi, fatemi dare un'occhiata anche a questo... che cazzo? A questo scaffale. No, non si può salire. Allora, la chiave, ok. Faccio l'ultimo tentativo, ma... No, niente. Si va su. Dunque, ma anche salvato, quindi ok. Dove possiamo andare? Ah, va composto questo. Lo sfruttiamo per aprire la porta, però, raga, diamo un'occhiata anche dall'altro lato. Ok. L'orologio? Niente. Che le bottiglie? Collezionabile. Ottimo. Là. No, di qua non si può passare. Ma se io faccio casino, arriva la stronza. No! Ma perché? Perché, Zo? Perché sei così rincoglionito, cazzo? Va bene, va bene. Quindi di là abbiamo recuperato giusto il collezionabile. Non credo... Risponi. Una volta preso dovrebbe andare in archivio. Però ci do un'occhiata. Esatto. Niente, era giusto per farci cadere giù. Una piccola trappola stupida e io ci sono cascato, ragazzi. Giustamente. Ok, apriamo questa porta. Vediamo un attimo. Là. Ok.
abbiamo una scacchiera. Ma è un bimbo legato. D'accordo. Cos'è la regina? Non è che dobbiamo ricomporre i pezzi mancanti della scacchiera. Tipo, lì vedo... c'è il re e la regina, ok. Quindi probabilmente dobbiamo ricomporre un po' il tutto qua. Momento. Ok. Sì, sono sicuro che questo c'entra qualcosa. Anche perché è il pezzo mancante di una delle pedine, quindi... C'è anche una spada lì. Possibile. Vabbè. Andiamo di qua. Ci serve qualcosa per raggiungere... Un momento. Ok, questo è un piccolo suggerimento all'enigma. Tiriamo giù questo. Ah, prende solo il pezzo. D'accordo. Quindi questo va posizionato di lì a sinistra. Dovrebbe essere qua. Vediamo un attimo. Giusto? Sì. Dopodiché... Di qua possiamo fare dell'altro? No. E questo non è che va tolto, raga. No. Posso salire qui? No, leva soltanto i pezzi. Ok. Come cazzo facciamo qua? Io non penso che la bottiglia ci arrivi. No, niente. Però un attimo ragazzi. Noi per aprire questa porta qua abbiamo sbloccato... Ok, abbiamo montato questo pezzo. Quindi questo pezzo qua ci può tornare utile così. Allora, uno. Due. Facciamo questa maniera qua. Dovremmo riuscire a raggiungere l'altro pezzo. Secco in faccia, ragazzi. Allora, quindi uno, due, che dovrebbe andare probabilmente di qua. Però voglio dare un'occhiata anche qua su. No, mi serve una mazza. Basta rimontare l'ultimo. Ok, dovremmo esserci. Vediamo. Ci ha aperto qualcosa. Non so cosa, però. Cioè, ha aperto questa... acceso la luce. Ma fondamentalmente non ho visto cosa ci ha aperto, raga. Ok, era una leva questa. Abbiamo trovato la chiave. È un cane che piscia, raga. Ok. Ma questi giochi qua che cazzo servono? Vabbè. Forse sono giusto degli elementi così. Per riempire l'ambiente di gioco. Niente di più. No! Vabbè, potevamo anche andare giù. Uguale, via. La chiave però ci serviva in basso. Che cazzo faccio? Raga, un attimo, ma quella corda dove c'era il bambino? Quella specie... No! Quella specie di ologramma. È un cappio. Vabbè.
Ok. Altra porta sbloccata. Allora, vediamo un attimo, minuti di registrazione. Andiamo avanti un altro peletto. Ce la facciamo qua? No. Sento qualcosa, raga. Sono le cucine queste. Ok. Dobbiamo spostare questo. Via. Giù, zitti. E questo? Ah, abbiamo il collezionabile lassù, raga. Là. Ottimo. Però, oltre a questo, cosa possiamo fare? Un momento, ma se io lancio tipo sta salsiccia qui a questa che sembra essere una donna, succede qualcosa? No, è in coma, ragazzi. Probabilmente è morta, anche perché è stata rinchiusa. Bello. Ganzo, ragazzi. Abbiamo trovato un tappeto elastico. Va bene. Basta col cazzeggio, Zo. Andiamo avanti. Secondo me questa ci serve, però. No, non serve una mazza. Basta raggiungere quel punto là in alto. Praticamente è morta congelata. Era la cella a frigo quella lì. Dovevamo giusto recuperare il collezionabile, niente di più. Ok, dovremmo essere in linea, perfetto. Vai mono. Non mi piace. Non mi piace. Facciamo silenzio, perché qua sicuramente se facciamo cadere qualcosa, raga. Ok. Guardate un po' quel ragazzino lì, sta facendo la pipì dentro al minestrone. Schifo. Là. Uno. Sotto a chi tocca, stronzi. Ok. Per un pelo. Tocca a te, merdoso. No, l'ho mancato, ma porca di quella puttana merda. Che palle, che palle. Perché? Porca zozza. Ok. Tutto giro qua, non sbagliamo, ragazzi. Ma allora, uno. Bisogna prendere il tempo preciso. Così. Ok. Poi c'è la zozza di qua. Là. So. Qua proprio abbiamo fatto saltare. No, non è finita. Non è finita. Però non possiamo portarci dietro l'arma. Ok. Non posso salire. Di qua sì, però. Proviamo col salto. No, bisogna raggiungere il gancio, secondo me. Proviamo. No. E magari, ok. Mercoledì dovevamo andare con l'arma, possibile? Come si fa qua, raga? Mi sono rotto le balle, ragazzi. È la quinta volta che ripeto sta sezione. Quindi vaffanculo, non bisogna passare di là. Bisogna trovare un modo. Dai, mono, va. Puttana di quella merda. Sistema appallato, dai cazzo. Ok. Quello sto mestolo di merda. Ok. Vaffanculo. Stronza. Dai, salta giù, merda. Ok. Ora.
Portiamo questa scatola qui. No, la scatola. Momento, però questo posso spostarlo. Teoricamente alle ruote. No, mi ci fa solo salire su. Dove cazzo devo andare? Non possiamo salire di qua. No, ma il modo c'è, il modo c'è. Ma non ci credo, ragazzi. Così a culo. Ci siamo mimetizzati, ci siamo camuffati. Bello. Fantastico. Sono come voi. Sono come voi, raga. Ma che cazzo fa? Ok, non dobbiamo andare incontro a sti stronzi perché ci spingono. Rischiamo anche di perdere la maschera. Ma sono parecchio pestiferi, un mix tra bullismo e pazzia totale. Hanno veramente educazione questi bimbi, ragazzi. Ok. Alcuni sono terrorizzati, altri sono delle merde. Perdevamo la maschera, ragazzi. Beh, arrivati a sti punti potremmo sfruttare questa cosa qui tipo per sempre, per riuscire a muoverci. Cosa gli hanno fatto? Non mi avvicino, ragazzi, perché sono sicuro qua cade qualcosa. Sicuramente. Spostiamoci. Come possiamo fare? A me non mi ispira quello appeso, raga. C'è un modo per passare di qua. Non possiamo saltare perché sennò perdiamo la maschera, quindi non possiamo afferrare niente. Poi magari basta passare di qua. Sono veramente stupido, va bene, pensavo fosse più complicata la cosa. Vai così. Cosa possiamo fare? Esattamente questo. Sti bambini maledetti. È andato a merda tutto. È andato a merda tutto. E comunque penso non sia questa la soluzione. Ok, di qua. Via. Là. Qua ci ribaltiamo sicuramente, quindi bisogna andare in velocità. Allora, pensavo si ribaltasse la trave, invece no. Si va di qua. Ok. Perfetto. Ora con questo cosa ci facciamo? Era un cervello parecchio schifoso. Dovevamo recuperare quello, probabilmente. Ma quante ganze sta cosa qua? Ok, c'è la stronza, ci ha fiutato. Appiazza le rane dentro al coso, ok. Aspettiamo un attimino.
ho perso la cognizione del tempo, raga. Facciamo questa sezione e poi ci salutiamo. Sono stato troppo lento. No, ce l'ho fatta. Calma. Dovremmo riuscire a passare. Dai, 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 ok. Siamo nell'aula di anatomia. Ok. Merda, dobbiamo salire su. Quindi si torna indietro. Si passa di qua. No, porca di quella merda, maledetta prospettiva ci ha fiutato. Ok. Aia. Vai così. In velocità ci siamo. Credo ci abbia sentito, raga, quindi questo cade di nuovo sicuro. Invece no. Dai, sali, mono cazzo. Ma non sale. Zitti, zitti. Ma io penso non sia da far così, raga. Abbiamo sbagliato alla grande. Forse no. Capisco perché non sale qua. Fanculo. Vabbè. Misteri del gameplay. Là. Abbiamo rischiato grosso. Mi ha salvato, raga. Direi che ci possiamo stoppare qua per questo episodio. Dobbiamo ancora raggiungere il nostro amico che è stato rapito. E nel frattempo siamo circondati da questi bambini che sono parecchio pericolosi, ma soprattutto da una cattiva maestra che ci sta dando la caccia in maniera prepotente. Detto questo, ragazzi, riprendiamo la prossima volta con Little Nightmares 2. Come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao!